Grazie, buongiorno a tutti. Ci scusiamo veramente della strettezza della sala, ma se sapevamo che rispondevate così ce ne saremmo organizzati diversamente. Comunque, una bella partecipazione, ringraziamo anche per la risposta che ha dato i lavoratori e lavoratrici che sono venuti qui oggi. La nostra iniziativa di oggi si colloca in una fase molto complicata e difficile. Molto complicata e difficile. Oltre 5 anni di crisi economica e globale, crisi strutturale del paese che non ha precedenti nella storia economica post-bellica. Una crisi che ha colpito in modo pesante il mondo del lavoro. Un'emorragia occupazionale che ha interessato tantissimi lavoratori, lavoratrici in tutti i settori produttivi. I primi a pagarne il prezzo sono stati le lavoratrici e i lavoratori migranti. Oltre al dramma della perdita del posto di lavoro, viene messa in discussione la loro permanenza sul territorio nazionale. La necessità di un contratto di lavoro da un lato e di un reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno dall'altro hanno sempre messo il lavoratore immigrato in una condizione di estrema debolezza nei confronti del datore di lavoro. Condizione che, con questa crisi, è ancora più drammatica. I primi dati sui questionari ai lavoratori immigrati tramite il nostro patronato INCA, che riguardava l'immigrazione appunto e la crisi economica, elaborata da Lires Marche, ci forniscono importanti informazioni su caratteristiche anagrafiche, situazione lavorativa, effetti della crisi, eccetera. Dati che ci dicono che siamo in presenza di un'immigrazione giovane e istruita. Il 70% degli intervistati ha un lavoro a tempo indeterminato, tipologia di occupazione più diffusa tra le donne, quasi l'80%. Gli effetti della crisi si fanno sentire oltre la sfera lavorativa. Riduzione dei consumi, delle rimesse. Oltre il 50% degli immigrati a causa della crisi è pronto a lasciare l'Italia. Il 13% vuole tornare al proprio paese. Una crisi che non lascia scampo. Tutti i dati evidenziano come la crisi economica finanziaria ha determinato l'estensione dei fenomeni di impoverimento ad ampi settori di popolazione, non sempre coincidenti con i vecchi poveri del passato. Aumentano soprattutto gli italiani, cresce la multiproblematicità delle persone con storie di vita complesse e di non facile risoluzione che coinvolgono tutti. La fragilità occupazionale è molto evidente e diffusa. Rispetto alle tendenze del recente passato, i poveri in Italia sono sempre meno working e sempre più poor. Aumenta la povertà tra gli anziani e le persone in età matura. Si impoveriscono ulteriormente le famiglie immigrate e peggiorano le condizioni di vita dei cosiddetti emarginati gravi, esclusi da un welfare sempre più residuale. La crisi pare davvero minacciosa. Lo spread di una disoccupazione crescente crea ulteriore paura, frena la domanda, aumenta l'instabilità sociale, viene minacciata la coesione sociale e la sicurezza, condizioni basilari per un qualsiasi progetto di ripresa. Che fare? Come CGL abbiamo indicato la strada, attraverso il piano del lavoro, con analisi proposte per uscire dalla crisi. Un piano del lavoro che parla a tutto il Paese, un piano del lavoro inclusivo che propone al Paese un modello, una prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile che passa appunto attraverso la centralità del lavoro. Creare lavoro, lavoro buono, stabile, sono i presupposti fondamentali per uscire da questa crisi. La nostra proposta parla a tutta la gente che rappresentiamo, lavoratori, lavoratrici, pensionati e giovani. Avendo ben presente le dinamiche e le trasformazioni in atto in questo paese, come appunto l'immigrazione. Ce lo insegna la storia della CGL, la presenza stabile di milioni di persone ce lo impone. Questa via imprescindibile per uscire dalla crisi che abbiamo indicato prima in solitudine, adesso viene condivisa da vari soggetti istituzionali, politici, sociali ed economici. Dunque, centralità del lavoro per frenare la crisi e rilanciare lo sviluppo. La manifestazione unitaria del 22 giugno a Roma va in quella direzione
così come quelle che organizzeremo ad Ancona il 18 giugno con Susanna Camusso, che faremo ad Ancona, anche quella va in quella direzione, e tutte le altre iniziative che i territori stanno organizzando in tal senso. Se guardiamo i dati ISTAT dell'ultimo censimento, si coglie quanto l'immigrazione segni il profilo di questo paese, dall'incidenza sul PIL, stiamo parlando di 10%, però se andiamo proprio a guardare alcuni settori dove gli immigrati sono maggiormente impiegati, quindi nel settore della ricostruzione e dell'agricoltura, abbiamo praticamente questo dato che aumenta fino al 23%, al 13% poi riguardante l'agricoltura. Senza dire anche il dato sulla popolazione, 7% della popolazione nazionale. Sino al trend demografico in cui l'immigrazione è un fattore di arginamento del declino. Sono dati importantissimi che dovremmo utilizzare per informare il Paese e far sì che i mezzi di comunicazione li divulgassero correttamente e in modo costruttivo. L'Italia avrebbe dovuto capire meglio l'immigrazione, l'abbiamo sempre detto, in virtù del fatto che è stato ed è un paese di immigrazione. Proprio in queste settimane i dati sui flussi migratori in Europa ci dicono, ad esempio, che in Germania il 42% dei nuovi ingressi è rappresentato da cittadini italiani, senza pensare all'ondata di un anno fa di 70.000 italiani che sono andati in Australia. Il quadro normativo sull'immigrazione in Italia, dopo l'esperienza del governo Berlusconi e della Lega, è un insieme di norme confuse, contraddittorie, discriminatorie, lesive della dignità delle persone. Dalla Bossi-Fini al pacchetto sicurezza, al reato di clandestinità, ai respingimenti, agli rimpatri forziosi, detenzione amministrativa, le nuove e enormi sport come le classi punte, le ronde, l'emergenza rom, i test di lingua italiana, il permesso a punte, l'impossibilità per i non regolari di contrarre matrimonio, le ordinanze discriminatorie dei sindaci sul bonus bebè, iscrizione anagrafica, asilo nido, case popolari, supertassa e permesso di soggiorno. Una vera tortura per le persone. Negli anni che hanno contrassegnato le politiche sbagliate sull'immigrazione, siamo riusciti come CGR, con la nostra iniziativa di contrasto e di mobilitazione, a far censurare, abrogare e ridimensionare queste norme dalle giurisdizioni, per la loro incompatibilità con la Costituzione italiana e con le norme europee ed internazionali. Siamo in attesa poi di diversi pronunciamenti dei tribunali su varie ricorsi e iniziative di class action che abbiamo presentato. Tuttavia si continua a registrare nel Paese un quadro di gestione del fenomeno migratorio irrazionale ed inefficace. Il precedente ministro dell'integrazione Riccardi del governo Monti in molte dichiarazioni aveva fatto sperare che si sarebbe cambiato deciso, ma nulla di fatto. I problemi che avevamo posto allora sono ancora tutti aperti e alcuni richiedono un intervento immediato. Stante la difficile condizione in cui vivono gli immigrati, la tassa per il rinnovo dei permessi di soggiorno è diventata insostenibile. Una tassa dichiarata incostituzionale, contro la quale la CGL ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale e su questo Kouros ci dirà a che punto siamo. Abbiamo detto sin dall'inizio che questa tassa era ingiusta e non sostenibile. Voglio ricordare che stiamo parlando di un minimo di 120 euro fino ad arrivare ai 600-700 euro, poi a seconda dei nuclei familiari che presentano la domanda. Lascio immaginare cosa significa per i lavoratori migranti che hanno perso il lavoro e che stanno in cassa integrazione o in mobilità. Ogni ragionamento, dunque, per affrontare seriamente il tema deve cominciare con l'abrogazione di queste norme vessatorie, discriminatorie, perché ovviamente non solo è giusto che sia così, ma semplicemente la Carta Costituzionale italiana lo vieta. Lo chiedono lo rivendicano i 5 milioni di immigrati che stabilmente soggiornano in questo paese. È urgente dunque fare gli interventi amministrativi che non richiedono, diciamo così, iter lunghissimi legislativi, con alcune norme che adeguano il Paese alla realtà e alla necessità di gente calda ed ossa, a partire dal reintegro del fondo per le politiche migratorie, per la piena attuazione del titolo quinto della Costituzione, nella parte relativa all'integrazione che prevede compiti specifici per Stato, Regione, Comune, per buona parte non attuati.
non ci sfuggono le difficoltà e le differenze politiche presenti nell'attuale coalizione di governo. Tuttavia, il Presidente del Consiglio Letta ha dichiarato, cito, che l'alleanza col PDL non è per amore, ma per un governo di servizio per il Paese. Io credo che affrontare il tema dell'immigrazione con coerenza, senso di responsabilità e lungimiranza, fuori dell'uso strumentale per meschini scopi elettorali, rappresenti un grande servizio per il Paese. Si è raggiunto il livello di guardia. Affrontare alcuni nodi che riguardano la condizione di cittadini migranti rappresenta una vera e propria emergenza nazionale. Per le seconde generazioni, poi, figli di migranti nati e cresciuti qua, questo paese è il loro paese. È evidente che in cima al livello di guardia c'è il tema della cittadinanza. Come sapete, la normativa attuale non prevede il diritto di cittadinanza, ma una concessione della cittadinanza ai cittadini migranti regolarmente soggiornanti da 10 anni senza interruzioni. Per i bambini nati in Italia, figli di migranti, in questo caso il diritto di cittadinanza viene sì riconosciuto, ma al compimento di 18 anni, senza parlare dei tempi d'attesa di 3-4 anni. Poi, oltre al tema della cittadinanza, c'è un altro tema importante, quello del diritto di voto. Il voto è un diritto fondamentale, sancisce la partecipazione democratica e l'esercizio del senso civico del cittadino e della comunità. Negarlo al 7%, quasi 8, che abbiamo i dati poi della Caritas del 2013, 7% della popolazione sicuramente è sbagliato. Poi, quando parliamo di alcuni comuni dove questo percentuale può raggiungere anche il 20%, nella nostra regione ci abbiamo un comune come quello di Pettore Canati, dove il 27% della popolazione è rappresentata dagli immigrati. Questo, oltre ad essere una discriminazione, mette in luce tuttavia una criticità del sistema elettorale, del suffragio universale e quindi della stessa democrazia della Costituzione italiana. La campagna L'Italia sono anch'io, promossa dalla CGIL insieme ad altre 18 organizzazioni laiche e religiose, è incentrata su questi due temi, cittadinanza e voto, con due proposte di legge di iniziativa popolare. Anche nel nostro territorio abbiamo costituito dei comitati e la campagna ci ha impegnato per diversi mesi, non solo per la raccolta delle firme, ma in numerose campagne di sensibilizzazione a tutta la società civile. Poi abbiamo qui presente Maria Laura, coordinatrice della campagna, che ci illustrerà meglio il lavoro svolto e come intendiamo proseguire proprio alla luce poi della prossima campagna che avremo, l'Europa Sonante. Il presidente Napolitano si è schierato con nettezza sulla cittadinanza, ponendo un tema però più generale, cioè la necessità dell'Italia di utilizzare tutte le risorse per uscire dalla crisi. Il capo dello Stato infatti ha dichiarato, cito, senza il contributo degli immigrati all'economia di questo paese, anche il fardello del debito pubblico diventa più difficile da sostenere. A seguire poi ci sono state le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, Visco, il quale ha messo in luce il ruolo fondamentale degli immigrati per la crescita economica di questo paese. Quindi con il governo Monti. Lo stesso ragionamento vale anche per questo governo, che nella propria funzione di governo, di servizio, di responsabilità o di scopo, per far uscire il paese dai problemi contingenti e strutturali, deve misurarsi con alcune questioni inerenti all'immigrazione che si fondono appunto con l'interesse generale. Nonostante il quadro complicatissimo e difficile che ha contraddistinto le politiche di immigrazione negli anni in questo paese, nella nostra regione, grazie a un lavoro sinergico dagli anni 90 ad oggi, siamo riusciti ad implementare e a favorire politiche sull'immigrazione inclusiva. Siamo la prima regione che ha emanato una legge a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini immigrati nel rispetto della Costituzione, dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti dei fanciulli,
e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori dei migranti e della loro famiglia. Questa legge, voglio ricordare, è stato frutto di un lavoro di diversi soggetti, sindacato, associazioni di immigrati, di volontariato. Questo impegno collettivo ha consentito alla Regione Marche di sviluppare negli anni azioni tese a garantire pari opportunità di accesso ai servizi e la valorizzazione della consapevolezza dei diritti e doveri connessi alla condizione del cittadino migrante. Per quanto riguarda ad esempio il diritto della salute, la Regione Marche è la prima regione d'Italia che ha istituito l'Osservatorio sulle disuguaglianze, portando l'istituzione di un tavolo interregionale immigrati e servizi sanitari che ha consentito di allargare i diritti dell'assistenza sanitaria, prevedendo ad esempio il pediatra per bambini STP, vi ricordate, sono i stranieri temporaneamente presenti nell'accordo Stato-Regione. Purtroppo la Regione Marche in questi giorni ha deciso di sospendere il servizio e come CGL abbiamo esplicitato la nostra forte contrarietà, non solo per la funzione importante che ha ricoperto e continua a ricoperto di coprire questo servizio, ma perché è un punto di riferimento importante per il Ministero della Salute. Dunque, se la nostra regione sta tra le prime regioni che si classifica in materia di integrazione, non possiamo tornare indietro, vanificando gli sforzi fatti in questi anni, anzi, dobbiamo implementare e migliorare le nostre azioni. La crisi riguarda tutti e significa perdite di occupazione per molti, con l'aggravante per lavoratori immigrati che dopo un anno di disoccupazione perdono il diritto di poter rinnovare il permesso di soggiorno, facendoli cadere nella clandestinità. Occorre quindi un provvedimento che prolunghi la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione, oltre la durata degli ammortizzatori sociali. Poi c'è un tema sul quale non possiamo tacere, i cosiddetti centri di detenzione. Un modello disumano che va smantellato. Nelle Marche, grazie alla nostra iniziativa ad altri soggetti, siamo riusciti ad impedire l'apertura di un centro di detenzione nel nostro territorio, come voleva Roberto Maroni. Altro tema importante, la formazione. Occorre un piano formativo pubblico, efficace per l'apprendimento della lingua italiana e di educazione civica, fondamentale per una vera inclusione dei migranti sul territorio. La conoscenza della lingua italiana è un fondamentale fattore di inserimento e va garantito dal sistema pubblico. Non può essere elemento di frustrazione o limitazione di un diritto come prevedono le norme attualmente vigenti. Occorre intervenire poi per rendere più funzionale ed efficace i rapporti tra cittadini immigrati e la pubblica amministrazione, qualificando i servizi e trasferendo alcune competenze ai comuni e stabilizzando i precari che rischiano di vedersi interrotti i propri rapporti di lavoro con i sportelli unici per l'immigrazione. Il rapporto fra immigrati e pubblica amministrazione è uno dei punti strategici delle politiche dell'immigrazione. Ed analizzando il funzionamento di questo rapporto si capisce molto bene che è stata data l'impronta normativa. In Italia questo rapporto è caratterizzato da una forte burocrazia e con una forte inefficienza dettata a monte da un approccio securitario che hanno segnato le politiche dell'immigrazione in questo paese. Quindi non si tratta semplicemente di una disgrazia fisiologica, ma funzionale all'impostazione d'apartheid. Gli ultimi episodi di razzismo, vedi l'attacco violento alla neo-ministra Cécile Kyenge e la guerra tra i poveri che si è innescato questi anni, ci porta verso il clima di fine Ottocento, quando in certi paesi europei le campagne nazionalistiche alimentavano la caccia popolare ad ebrei e lavoratori stranieri. È del tutto simile il meccanismo della costruzione e della vestimentazione del capo espiatore, nutrito da voci e leggende, gli slogan razzisti, xenofobi, di Forza Nuova e della Lega assomigliano a quelle che si usavano allora. E ben noto è stata storicamente la più classica delle nemiche che applicavano il fuoco dei pogrom atti ebraici. Le parole erano sempre quelle: delinquono, ci tolgono il lavoro, insidiano le nostre donne, offendono le dignità delle donne, alienano i nostri valori, e la voce che propalata, reiterata, conduceva ai massacri dei lavoratori stranieri. Dobbiamo stare attenti. Poi c'è il tema della sicurezza, che è legato un po' a quello che dicevo prima. La sicurezza è un bene comune,
e siamo tutti chiamati ad un impegno collettivo per favorire le condizioni necessarie per tutti i cittadini per vivere in città aperte e sicure. Tuttavia, l'appoggio securitario che ha ispirato le politiche e le norme dell'immigrazione è sbagliato, perché dati alla mano si è dimostrato laddove la questione migratoria è stata affrontata con un mix di lungimiranza e umanità, creando le condizioni di un'integrazione vera, una piena titolarità dei diritti e doveri, i reati sono diminuiti. Dunque l'accoglienza e il diritto di cittadinanza, il riconoscimento e l'attribuzione di responsabilità sono da sempre gli antidoti più efficaci contro l'illegalità e la criminalità, piccolo o grande che sia. Criminalità e legalità che si nutrono e si avvantaggiano delle zone del grigio e del sommerso. La CGIL ha presidiato con forza il tema dell'antirassismo e della lotta alle discriminazioni. Lo abbiamo fatto con le nostre campagne nazionali, stesso sangue, stesso diritti, non aver paura, l'Italia sono anch'io. Con la nostra sede e la nostra rete di uffici immigrazione presso le camere di lavoro e quelli dei servizi e sportelli che fanno capo al nostro patronato Luca. Dove si sono create le condizioni abbiamo gestito contenziosi legali con le amministrazioni locali e abbiamo aperto vertenze forti ed emblematiche anche con il protagonismo di alcune nostre categorie. Gli esempi di Brescia, di Nardo, l'iniziativa della Fillea, della FLAI contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nero sono un esempio. L'immigrazione in Italia parla anche il femminile e grande attenzione va posta al ruolo delle donne immigranti in questo paese, al ruolo che ricoprono nel welfare, ruolo carico di responsabilità e spesso offuscato o sottovalutato. Quindi attenzione quando parliamo di pari opportunità o di autodeterminazione. Se non si considera questa dinamica nelle politiche di genere, si rischia di commettere un errore sia in termini vertenziali che di rivendicazione. Si possono favorire o determinare magari condizioni maggiori, ma dentro un quadro di discriminazione e di disparità tra donne autoctone e donne immigrate. Credo che sia fondamentale prendere in considerazione questi aspetti, altrimenti la questione delle pari opportunità rischia di essere affrontata in modo marginale. Ricordiamo su questo Pechino ha fatto scuola. La parola d'ordine era nessuna discriminazione nell'accesso al welfare, al lavoro, alla formazione. Una battaglia senza confini. Poi c'è particolare attenzione che va dedicata alla condizione dei minori, soprattutto se non accompagnati, o figli di persone in condizioni di irregolarità, che in questo contesto di tagli di risorse del welfare rischiano di non aver più garantito l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la protezione sociale. Sull'insieme di queste proposte, molti dei quali sono patrimonio unitario con altri sindacati, con altre associazioni che si occupano di immigrazione, si era aperto un tavolo di confronto con il precedente governo, coordinato dal ministro Riccardi. Occorre darle continuità con l'attuale governo al fine di favorire l'interlocuzione con altri ministeri competenti per le singole materie. Su questo l'onorevole Khalid ci dirà cosa stanno facendo, cosa vuole in pentola. Per concludere, occorre anche per il sindacato un salto di qualità nel diventare questo tema sempre più di materia contrattuale generalizzata, non aggiuntiva o separata, ma fortemente intrecciata ed organica alla contrattazione nei luoghi di lavoro, di categoria, nella contrattazione sociale e territoriale, sviluppando e sostenendo una cultura che non deve considerare la popolazione in senso duale, cioè noi, loro, soprattutto nella declinazione delle politiche a livello locale. Se la nostra strategia e la nostra scelta strategica è quella dell'uguaglianza, è evidente che le azioni sindacali tese a rimuovere ineguaglianze e discriminazioni assumeranno una centralità nella contrattazione a partire dai luoghi di lavoro, dove le lavoratrici, i lavoratori immigranti, come segnala la Fondazione Mores, ma in realtà l'IRES l'aveva già dato per scontato qualche anno fa, a parità di mansioni quei lavoratori italiani risultano sottoinquadrati, percepiscono una retribuzione inferiore, difficilmente riescono a progredire nei percorsi di carriera.
Quindi anche le azioni tese a tutelare le differenze, la preghiera, la mensa, assumeranno una maggiore coerenza. Così come le azioni volte alla valorizzazione del merito incontreranno il tema del riconoscimento dei titoli, le professionalità, le qualifiche, la conoscenza della lingua italiana. Abbiamo strumenti a disposizione come le 150 ore, i fondi interprofessionali che possiamo sicuramente riscoprire attraverso anche questo versante. Poi abbiamo proposta alla conferenza nazionale della CGIL alcuni, diciamo così, strumenti come possono essere i vecchi istituti contrattuali, che sarebbero gli osservatori antidiscriminatori, o il delegato di uguaglianza, inteso come una maggiore competenza efficace dell'RSU e dell'RSA a contrastare le molteplicità forme di razzismo dirette o indirette nei luoghi di lavoro. Per la CGIL è fuor dubbio che l'immigrazione rappresenti uno dei banchi di prova più importanti per la società italiana e quindi per il sindacato in generale. Per essere all'altezza del rapporto di fiducia che oggi si vede che abbiamo conquistato tra i lavoratori e le lavoratrici immigrati, oltre 450.000 iscritti a livello nazionale, 10.000 iscritti nella CGIL Marche, dovremmo comunque adeguare organizzativamente, alzare il livello di consapevolezza generale del gruppo dirigente sul tema, che non può più essere specifico per gli addetti ai lavori, e dell'altra a promuovere un inserimento adeguato di delegati, quadri e dirigenti immigrati negli organismi congressuali e a tutti i livelli della nostra organizzazione, in modo che non gli immigrati, ma ognuno di noi, uomini e donne nella CGIL, possa dire: questa è casa mia e questa casa, e dentro questa casa non mi sento discriminato. Abbiamo molto lavoro da fare. La CGIL è una grande organizzazione democratica, deve spendere la sua forza e la sua autorevolezza per i diritti di cittadinanza universale. Solo così il paese è giusto, più coeso. Si può fare. Viva la CGIL! Viva!